Il 21 marzo è stata la giornata della gentilezza ai nuovi nati, è una giornata nazionale, e qui nell'aula consiliare si è svolta la cerimonia di adozione dell'epigotto dell'UNICEF in collaborazione con il comitato UNICEF di Catanzaro e la consegna ai nuovi nati residenti nel territorio comunale. È stata, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, una cerimonia sobria. Sono stati invitati i genitori a intervalli di 10 minuti. È venuta anche una nonna alla quale abbiamo consegnato la pigotta per il proprio nipotino. La pigotta è la bambola di pezza dell'UNICEF, quindi rappresenta un bambino che ha avuto la sfortuna di nascere nei paesi sottosviluppati. Attraverso la pigotta, il cui ricavato viene utilizzato interamente dall'UNICEF, ed è questa la cosa importante, vengono consegnati ai bambini degli interventi terapeutici, di assistenza sanitaria, come le cure vaccinali nei primi 5 anni di vita, quindi nella fase più delicata dell'esistenza. Di fatto si salva la vita ad un bambino. Questa è una delle tante iniziative promosse dall'amministrazione comunale, che si va ad aggiungere ad altri interventi mirati alle attività dedicate ai più piccoli. Noi infatti ci stiamo dedicando a programmare alcuni interventi, come la realizzazione di una villetta, di un parco giochi adeguato a norma. Qui a Carlopoli non abbiamo un solo parco giochi adeguato a norma, come la ripresa del campo sportivo, del campo da tennis, tutte queste attività dedicate ai più piccoli, perché i bambini devono diventare per noi gli interlocutori privilegiati, perché una comunità a misura di bambino, e Carlopoli si deve candidare a diventare nel corso del tempo sempre più a misura di bambino, è una comunità che diventa più sostenibile e che garantisce una migliore qualità di vita per tutti i suoi cittadini. Quindi io ringrazio Liberi TV, che è sempre presente alle nostre iniziative, ringrazio il Presidente Cristiano, Antonio Abruzzese, che è sempre presente alle nostre iniziative, quindi grazie di cuore.